Fra i 273 interventi approvati nel progetto governativo denominato Progetto Bellezza è rientrato anche quello presentato dal comune di Mel in Sinistra Piave, che potrà beneficiare della somma di 2 milioni di euro dei 150 totali stanziati dal governo per il restauro del Tempio del Segusini o Tempietto Fulcis e dell'ex Chiesa di San Pietro, ritenute entrambe opere della memoria. La storia del Tempio del Segusini risale ancora agli anni 1839-40, quando gli abitanti di Mel furono colpiti dal colera e, terminata la tremenda infezione, la popolazione, sciogliendo un voto fatto in precedenza, decise di erigere un edificio sacro in onore alla Madonna. Si iniziò così la costruzione a forma di Pantheon su disegno dell'architetto feltrino Giuseppe Segusini. Con 2 milioni di euro avremo sicuramente l'opportunità di fare tanti interventi, riqualificare questo che è il secondo polo del centro storico di Mel. Ricordiamo che siamo anche tra i borghi più belli d'Italia e soprattutto riguarderanno la completa sistemazione esterna del borgo, del Tempietto del Segusini, la ristrutturazione degli intonici interni, l'illuminazione, la riqualificazione di tutta la pavimentazione in collegamento con quella di via 31 ottobre, ma poi renderemo funzionale quella che è il volume dell'ex chiesa di San Pietro, lo doteremo di impianti tecnologici, adatto a portare avanti tutta una serie di iniziative culturali, dalla musica al teatro, ma soprattutto che diventino luogo e residenza artistica e culturale stabile, per far sì che possano essere portati avanti dei progetti culturali innovativi e di volano per lo sviluppo del centro storico di Mel. Un finanziamento rilevante che consentirà all'amministrazione di aprire una nuova fase importante per lo sviluppo locale. Questi due luoghi sono significativi per la comunità zumellese, visto l'anno del centenario della Grande Guerra.